bastarda. Non saper impastare un balordo e arrendersi dentro un pugno di mosche, chiamati gruppo di toporagni, attaccandomi come l'anti di Siena, semplicemente per mascherare le carezze di personalità di alcuni, è alquanto saffico e massacrante. Immagino le facce lussuriose e artefatte di Piombino e Company, aristocratici. Riferisci per me che la lezione di come acquistare il manuale delle giovani marmotte la pubblicherò in edicola da lunedì e che, se prende le schiaffe sul culo e le stabilizza così tanto da farli diventare interisti e borlotti, il mio consiglio è quello di barricarsi dentro l'agenzia delle entrate e di non uscire fuori dall'Alaska, della Polska, poiché gli schiaffi faranno anche fisicamente godere, poveramente, schiodatevi dal cerume. Lenny, io un mese fa ti dissi che ero impegnato, come c'è scritto nelle formazioni, e te lo dissi pure sia due volte un mese fa e sia qualche giorno fa, e tu ti sei arrabbiata e forse delusa. Un altro se ne sarebbe magari approfittato di te. Io sono stato onesto ad avvisarti che sono impegnato, capisco che sei arrabbiata e forse delusa, ma io nei tuoi confronti non ho mai approfittato e ti dissi direttamente che ero impegnato, non posso rispondere di chat, né richiedere amicizia, sono bloccato. Sì, vabbè, Stefano Borghi, non ho altro da dire, onestamente, e io sono di una persona, magari sono innamorata forte, come dici te, e stai sereno che non è lui. Quanta sofferenza lascia proprio perdere, torna indietro e vivi 3 anni come li ho vissuti io. Magari poi ti potrai dire, ma non parlare conoscendomi molto poco, e ora per cortesia basta, è un discorso inutile, onestamente avevo risposto senza un motivo particolare, ma non mi può importare di meno. Ma voi pensate quel che volete, ma non potete sapere le cose su di me meglio di me stessa. Buona giornata. Mensch unter Harbor Fritz under Zeit. Parole sante, Neri, parole sante. Un saluto a tutti da Paolo Tremendis. Qui sono le 2:03 a.m. We are in Filippina. Saluto a Massola. Arrivederci.